mi sono accorto che tutto ciò che avevo fatto per risolvere i miei problemi, che tutto ciò che avevo fatto per ricevere dell'affetto, per testimoniare di essere in grado di dare dell'affetto, di corrispondere, era risultato vano. E andando a ritroso nel tempo, ho constatato che l'artefice del mio fallimento era mia nonna. Ero nella mia stanza, ho visto delle forbici, le ho guardate, ho preso un giravite, le ho svitate, ho trattenuto una lama, perché pensavo che così sarebbe penetrata meglio, avrei ucciso in un colpo mia nonna e lei non avrebbe sofferto. Ma ancora non riuscivo ad avere la forza, l'istinto mi tratteneva. E allora ho detto no. Devi far trionfare la ragione, la ragione. Pensa a Raskolnikov, pensa a Raskolnikov, che anche lui ribalta, anche lui supera l'ostacolo, deve scavalcare l'ostacolo. E tu sei anche al di sopra di lui perché non uccidi per fini di lucro, uccidi per te stesso. E allora ho trovato la forza con la ragione. Mi sono precipitato in casa nella stanza di mia nonna, l'ho colpita alle spalle, la trovai così, che era accanto al tavolino. Lei ha gridato, mio Dio, e siamo caduti entrambi a terra. Mi sono guardato intorno e mentre guardavo intorno e poi guardavo lei. Ho scorto in lei un'espressione buona, come se volesse comunicarmi che mi aveva voluto comunque bene. Questa è l'impressione, ebbi proprio quell'impressione, ma ci riflettei dopo. Dovevo ultimare il mio gesto e dopo che morì, con il corpo, lo ricordo, rivolto verso l'alto. Con le braccia aperte. Con il volto che sembrava guardare il cielo. Come per chiedere il perché della sua morte. E io guardai la mia mano e vidi il sangue di mia nonna, ma non pensai a nulla in quel momento. Andai al bagno, mi lavai le mani, mi cambiai perché dovevo consegnarmi alla polizia, ma poi andai a guardare. Tornare nella stanza di mia nonna dove lei era riversa lì sul pavimento e per constatare se veramente era morta o no. E dopo che mi fu sincerato appunto della sua morte, mi guardai allo specchio per vedere se ci fosse un segno sul mio volto di ciò che avevo commesso. Ma era il volto di sempre. Non era cambiato nulla. E allora ho pensato, Dio non esiste. Mi accoglieva con gioia e mi diceva, tu sì che sei un nipote. Mio figlio che abita a 2 passi non viene mai. Non si interessa di me. E io la vedevo, lei anziana, col braccio ingessato, eppure così piena di vita. Ed erano attimi stupendi perché finalmente mi potevo rendere utile, dimostrare il mio affetto e mia nonna infatti mi diceva, sai Mario, sei molto buono. Ho cambiato opinione su di te.
Tu sì che sei un nipote. Perché non torni a vivere con me? Saremo bene insieme. Ma io gli dicevo, nonna, lo sai, abbiamo vissuto tanti anni insieme, ma non possiamo convivere. No, ma torna. Le cose cambieranno. Io ho ucciso. Non una carnefice. Io ho ucciso una vittima. Perché io ho subito, la madre ha subito, anche mia nonna ha subito. Suo padre al processo si è costituito parte civile. Sì. E ha chiesto l'ergastolo per lei. Questo me l'aspettavo, perché mio padre certamente voleva ultimare l'opera. Se ci fosse stata magari la possibilità della pena di morte avrebbe chiesto anche quella. Cioè, questo non mi ha meravigliato. Mi ha meravigliato che lui non si sia mai presentato in udienza per fare un'esternazione o per cercare di confutare le mie affermazioni. Ma lei avrebbe voluto incontrarlo? Io avrei voluto senz'altro vederlo lì in udienza ed ascoltare la sua deposizione, la sua versione dei fatti. Questo sì, senz'altro avrei voluto sentirlo. Ma non è che io desideri incontrare mio padre. Io desidero solo una cosa, che lui mi sappia vivo e soprattutto desidero che lui sappia che io e mia madre ci vogliamo bene. Ma lei gli ha dato anche un dolore molto forte, gli ha ucciso la madre, quindi in qualche modo lei non si sente anche in debito, al di là del credito che lei avanza in qualche modo nei confronti di suo padre, come lo avanzava nei confronti di sua nonna, non si sente in debito lei per questo dolore che gli ha dato? No, perché io le ho detto poc'anzi che mio padre è inattaccabile, cioè mio padre non prova dell'affetto per nessuno. Questo è il mio convincimento. Che sentimento prova oggi nei confronti di suo padre? Lo detesto. E chi è Mario Pergrossi? Mario Pergrossi è un omicida.